Ciao Panthers di Roseto, ci tenevo tantissimo a farvi un saluto e soprattutto farvi un grandissimo in bocca al lupo per la partita di domenica 2 aprile contro Battipaglia, perché so che in occasione di questo match ricorderete anche la giornata mondiale dell'autismo e questo vi fa un grandissimo onore e che dirvi, mi raccomando Battipaglia e spero di venirvi a conoscere molto presto. In bocca al lupo! Da sempre vicino sia al mondo dello sport che al mondo del sociale, il sindaco di Roseto, Mario Nunez, non ha voluto far mancare il proprio supporto a questa iniziativa del mondo Panthers. Una festa non soltanto dello sport, ma anche dell'amicizia e della sensibilizzazione a un tema delicato come quello dell'autismo. Sì, le Panthers non sono nuove a queste iniziative, ormai diventa un connubio sport sociale e cultura, qualcosa di bello delle Panthers e di tante altre associazioni sportive rosetane. Oggi nella giornata mondiale sull'autismo, il 2 aprile, si innesta molto bene questa iniziativa delle Panthers Roseto a sostegno di questa problematica che va in qualche modo affrontata con coraggio e con professionalità. Anche l'assessore alla cultura Luciani oggi ha lanciato con Roseto Cultura un flash mob diciamo virtuale, mettendo su tante pagine social e tanti diciamo siti quella che è una sensibilizzazione sull'autismo. Oggi ringrazio le Panthers perché hanno saputo mettere insieme questa bella diciamo accoppiata sport, l'inno nazionale cantato dall'associazione musicale Daniele Falasca e poi appunto questa vicinanza al mondo dell'autismo. Riccardo Rosini, factotum e promotore assieme alle Panthers dell'organizzazione di questa grande festa qui al Palamaggetti in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Riccardo, raccontaci un pochino come avete organizzato e qual è lo scopo di questa giornata. Allora, la società mi ha dato la mia iniziativa, si è resa disponibile, poi grazie a loro ho cercato di organizzare la giornata mondiale sull'autismo contattando le associazioni che si occupano del mondo del terzo settore e le società sportive che hanno aderito. Ho il piacere di avere al mio fianco Valeria Pappalardo, pluricampionessa nazionale di nuoto paralimpico nazionale e internazionale, oltre 20 medaglie conquistate, che è venuta qui da Pisa per accettando l'invito delle Panthers Roseto. Innanzitutto benvenuta a Roseto, Valeria. Grazie mille, ringrazio le Panthers per questo evento straordinario e per aver incluso in questa giornata così importante la celebrazione della giornata della consapevolezza sull'autismo. Valeria, da appassionata di sport, tu naturalmente hai accettato questo invito e seguirai con piacere questa partita delle Panthers. Farei un pochino anche il tifo per le ragazze rosetane? Ma sicuramente, abbiamo tra l'altro già pranzato insieme, ne ho conosciute alcune e sono delle ragazze straordinarie. Sei appassionata di basket? Lo guardicchio, però in generale io amo lo sport a 360 gradi. Sì, immagino Valeria. E invece per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti,
cosa pensi di fare nei prossimi mesi? Stai preparando le Olimpiadi, è il tuo grande sogno, no? Partecipare alle Paralimpiadi, vero? Allora, prossimamente avrò i campionati regionali e poi i nazionali a luglio. Sto cercando in tutti i modi di qualificarmi per le Paralimpiadi di Parigi del 2024. Almeno io per quel che posso ce la sto mettendo tutta. Poi il lato tecnico chiaramente non spetterà a me, ma l'obiettivo è Parigi e io sono convinta che in qualche modo ci arriverò sicuramente. Valeria, sicuramente faremo tanto tifo per te, noi ti facciamo tanti tanti auguri e ti lasciamo gustarti lo spettacolo.